Per colazione oggi pancake, cocco e cioccolato, sono buonissimi, super soffici e alti. La ricetta è quella con la farina di riso che ho caricato un po' di tempo fa, sempre su questo canale. Sono buonissimi, mi sembra una torta. A breve vi farò un altro video, fatemi sapere con un bel like, tanti like a questo video se volete un video aggiornato sui pancake super soffici, alti, come faccio a farli venire così che sembra una torta. Oh my god, è buonissimo, è ripieno, yummy. Da bere questo qua, latte di cocco, bevanda al cocco al pro, yummy. Ragazzi, mi sono preparata questo piatto buonissimo che io personalmente adoro, con tocchetti, insomma tipo uno spezzatino di tacchino a pezzetti, e in padella con zucca e zucchine a pezzettini. Quindi io semplicemente verso tutto assieme in padella il tacchino, potete utilizzare anche il pollo, però il tacchino è meglio perché è una carne un po' più morbida, insomma non si secca, e con le zucchine a dadini, la zucca a dadini, verso tutto insieme e copro col coperchio. A fine cottura sale, pepe, e ho versato un po' di noci. Vedete, ho messo un po' di noci spolverate che danno quel tocco di croccante, un po' di olio a crudo, olio evo ovviamente a crudo, vedete? Ed è buonissimo questo piatto, anche un po' di peperoncino se vi piace, ve lo straconsiglio, è buono. Così mangiate proteine e verdure assieme, accompagnato dai carboidrati che oggi sono due fette di pane di segale integrale, buonissimo, queste due belle fettone che vado ad accompagnare vicino. Ok, buon appetito! Ragazzi, per merenda io sono in auto e praticamente farò una merenda molto molto triste, con fesa di tacchino, un po' di insalata e un po' di albume. Faccio questa merenda super light per stare in forma, poi stasera mi andrò a allenare, quindi anche proteica. Qua c'è anche Pupi. Amore, che c'è? Mamma ora mangia. Buon appetito! L'ho preparato una pasta fredda troppo invitante, ragazze, pasta integrale, e dentro ci ho messo i fiocchi di latte, la lattuga tagliuzzata, proprio una pasta molto fredda estiva, la lattuga, fiocchi di latte, pomodorini, sale, pepe e del crudo, il prosciutto crudo, guardate com'è bella, potete mettere anche un po' di limone. E poi ovviamente adesso metto l'olio a crudo, è troppo invitante. Poi vedete, poi i fiocchi di latte con il crudo si stanno tanto bene. Vedete le zucchine, ci sono anche pezzettini di zucchine che ho cotto assieme alla pasta, quindi come verdura ci sono zucchine, insalata e pomodorini. E ci sono vari tipi di pasta, ho fatto tipo proprio un'insalata di pasta con vari tipi di pasta. Yummy! Thank you.